Paola Panchera, responsabile marketing di Trentino Marketing, che oggi ha organizzato insieme ad altri questo Trento Doc. Bollicine, ecco, ma... su Trento. Ovviamente non parliamo solo di bollicine, ma anche di turismo, perché Trento non ha solo il vino, magari c'è anche montagna, c'è tutto. Certo, sì, proprio questo weekend insomma inizia sotto i migliori auspici la stagione sciistica, da oggi e da domani a maggior ragione quasi tutti gli impianti in Trentino saranno aperti, saranno pronti ad accogliere tutti gli sciatori che insomma vorranno ritornare con gli sci ai piedi e farsi una bella giornata sugli sci, considerato appunto che le nevicate recenti, anche quella di oggi, hanno preparato le piste al meglio, per cui insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Sì, ma non solo, ovviamente ci sono anche le città d'arte. Certo, l'offerta del Trentino ormai insomma, è un'offerta molto completa, 360 gradi, a fianco delle attività sportive che in inverno ovviamente sono un po' il fulcro della nostra offerta, ci sono tutta un'altra serie di possibilità, di progetti, di iniziative e dal punto di vista insomma, anche culturale delle città d'arte, non dimentichiamo che Trento e Rovereto con i loro musei e le iniziative che anche nel periodo natalizio si svolgono insomma, propongono davvero tante curiose ed appeal iniziative che i nostri turisti sembrano apprezzare. Marco Sabellico, curatore della Guida d'Italia del Gambero Rosso, Vini d'Italia Gambero Rosso, oggi ha condotto una degustazione fantastica, Gli Introvabili, bellissimo il nome, soprattutto ottimi vini, comunque l'esperto sei tu, come li hai trovati? Ci siamo tutti molto divertiti, insomma, e devo dire che è sempre un'emozione assaggiare un grande vino con qualche anno di età. Oggi erano 9, quindi abbiamo avuto 9 belle emozioni, quindi è stato un po' come salire nella macchina del tempo, insomma, siamo partiti dal 2002, il più giovincello del gruppo, per arrivare fino al 1992 e sono state 9 belle tappe, 9 belle fermate. Questo che cosa ci dice? Che il Trento Doc, a base di uve Chardonnay che vengono da queste valli alpine, dai vigneti in alta quota, ha tutte le caratteristiche che servono per invecchiare. Soprattutto ci dice che c'è una straordinaria professionalità da parte degli enologi trentini, perché con queste uve che sono di alto livello riescono a fare un grandissimo vino tutti gli anni, e quindi probabilmente un applauso va anche all'Istituto Agrario di San Michele, che da più di 140 anni insomma, prepara questi professionisti del vino. Paolo Bennati è il responsabile Trentino Marketing, ovviamente stiamo parlando, come si vede alle spalle, del Trentino Doc spumante, un evento, ogni anno voi promozionate questa vostra grande realtà, una realtà che ha fatto grande il Trentino, ci fa grande noi che possiamo anche assaggiarli. Certo, sono 100 anni che la spumantistica trentina ha sviluppato sicuramente nel proprio ambito territoriale un prodotto di eccellenza. Trento Doc in effetti è un prodotto d'eccellenza perché fa parte di quella categoria di vini speciali per la legge italiana che inquadrano, chiamiamole tra virgolette, le bollicine di pregio. È il metodo classico, diciamo, nato per primo a livello nazionale, e soprattutto è il metodo classico che oggi ha una produzione di 8 milioni di bottiglie. 8 milioni di bottiglie che sono suddivise per 34 aziende, case spumantistiche. Sono le case spumantistiche che rappresentano questa realtà. Noi la chiamiamo eccellenza. Eccellenza perché trascina anche una parte del territorio, oltre che gran parte delle nostre produzioni dell'agroalimentare di eccellenza, appunto. Per cui Trento Doc sempre, sempre di più, anche perché negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, ha acquisito un livello qualitativo che via via si fa sempre più importante.